Dal 96 fino al 2000-2001 non abbiamo fatto altro che continuare l'attività di mio padre, cioè andavamo nei boschi, estraevamo il sughero, lo selezionavamo, lo mettavamo praticamente a dimora e poi lo vendavamo tal quale, però aumentando ogni anno i volumi, fino al punto in cui ci siamo guardati un po' negli occhi con i miei fratelli e abbiamo detto: noi dobbiamo fare passaggio dal prodotto naturale a cercare di fare la prima lavorazione. E nel 2001 abbiamo costruito il primo capannone e avviato la prima lavorazione, che era praticamente soltanto la frantumazione e la creazione di granulati. Poi in un secondo momento, con l'acquisizione anche di altre forme di finanziamento, abbiamo incominciato a fare i pannelli per isolamento delle case, quindi l'efficientamento energetico. Il primo finanziamento l'abbiamo acquisito con la famosa 488 nel 2001 e poi mano a mano abbiamo usufruito del credito d'imposta. Adesso stiamo usufruendo del credito d'imposta con la 4.0. Diciamo che da questo punto di vista ci sono dei finanziamenti che, se ben ricercati ed operati, ti permettono, ecco, una crescita anche esponenziale. L'importante è mirarlo praticamente all'acquisizione di macchinari e di strutture che sono finalizzate alla produzione, quindi di prodotti. Ovviamente nella filiera del sughero, essendo che siamo veramente pochi sugherifici che ci sono, abbiamo dovuto adattare macchinari, per esempio nel settore legno, ai nostri bisogni. Penso al controllo numerico, alla pressa a controllo numerico, al pantografo, alla robotizzazione che tra poco faremo nella nuova linea. Noi abbiamo praticamente chiuso il ciclo, non abbiamo scarti perché tutto quello che può essere scarto viene riutilizzato sotto forma di biomassa, penso al polverino del sughero, ma anche come cippato nella lavorazione del legno. Oltre a prendere soltanto la parte del tronco, quindi la parte nobile, tutta la parte della ramaglia la maciniamo con dei cippatori importanti e la utilizziamo praticamente nella caldaia biomassa che abbiamo sostituito da pochissimo. Abbiamo dei terreni di proprietà, ovviamente vista la grande estensione sulla quale ogni anno dobbiamo praticamente intervenire, sarebbe impensabile avere 1000-2000 ettari di proprietà di terreno, anche perché su questi 1000 ettari ci si può ritornare dopo 9 anni, 10 anni, questo è il ciclo, diciamo, di riproduzione del sughero. Per quanto riguarda invece i boschi di legno, noi acquisiamo o da privati o anche da enti comunali, tipo enti pubblici tipo il Comuni o anche altri enti, acquisiamo praticamente i boschi, li compriamo con delle aste pubbliche e li lavoriamo. Considerate che poi il tempo, ecco, di riformazione e di riutilizzo del bosco è di 18 anni, quindi i tempi sono molto lunghi, che però prevedono proprio la crescita stessa del materiale all'interno del bosco stesso.